Oggi parleremo della leggenda di Europa. Europa era la figlia del re di Tiro, un'antica ed importante città fenicia. Il re degli dei, Zeus, si innamorò perdutamente di lei e decise di trasformarsi in un animale per possederla e conquistarla. Decise di assumere le sembianze di un bellissimo toro bianco. Europa lo vide mentre era sulla spiaggia insieme alle sue ancelle. Si innamorò di quell'animale così bello e cercò di cavalcarlo. Il toro la rapì e scappò con lei attraverso il mare, giungendo fino all'isola di Creta. Dalla loro unione nacquero tre figli: Minosse, che diventerà re di Creta e padre del Minotauro, Radamanto, che divenne il giudice degli inferi, Sarpedonte. Tutti vennero adottati da Asterio, re di Creta, che poi sposò Europa. Nel frattempo, i fratelli della ragazza erano stati mandati dal padre a cercarla in tutto il Mediterraneo. Fenix divenne il capo dei Fenici. Celix si stabilì in Asia e divenne re dei Cilici. Cadmo arrivò in Grecia e fondò la città di Tebe. Europa, grazie al matrimonio con Asterio, divenne regina di Creta e Zeus le fece tre doni: Talo, un gigantesco uomo di bronzo che faceva da guardiano all'isola, Laelaps, un cane, e un giavellotto che non sbagliava mai la mira. Quando morì Asterione, Minosse divenne re di Creta. In suo onore, i greci chiamarono Europa il continente situato a nord dell'isola. Una curiosità: la scena del rapimento di Europa la troviamo nelle monete da 2 euro coniate in Grecia.